giovedì 21 marzo, primo giorno di primavera, dedicato alla legalità anche a Pozzuoli. Pina Maddaluno, la professoressa referente del progetto Libera l'Aquilone della legalità alla scuola media Diez, ci sono state una serie di manifestazioni, le più importanti? Allora, le più importanti sono state sabato 16, che era la giornata della memoria delle morti di mafia. Abbiamo organizzato una maratona di 10 km per i professionisti, una maratona di 3 km per gli alunni della scuola, abbiamo fatto un corteo lungo le strade di Monteruscello con i bambini della materna, dell'elementare, i ragazzi della scuola media e le famiglie. Questo progetto della legalità è molto importante, partire dalle scuole materne, elementari e medie per inculcare nei ragazzi il rispetto delle regole. Certo, infatti, e non solo, ma prima di fare questo percorso di sabato abbiamo fatto un lungo percorso di legalità con i ragazzi di terza che si sono incontrati con la Guardia di Finanza, con la Capitaneria di Porto, con la Polizia di Stato, con i Carabinieri, con le guardie municipali, con Lega Ambiente e anche con il rappresentante di Libera. Adesso si conclude il progetto con un'altra iniziativa che va in scena oggi. Oggi l'iniziativa viene conclusa si conclude con la premiazione del concorso di disegno Il volo dell'aquilone e del concorso Costruisci un aquilone. Poi alla fine della manifestazione i bambini di quarta faranno da coro alla canzone 100 passi, mentre un gruppo di alunne leggeranno delle poesie sempre legate alla legalità. Al villaggio del Fanciullo le delegazioni degli istituti superiori hanno incontrato il sindaco Vincenzo Figliolia, il vescovo di Pozzuoli, Sua Eccellenza Gennaro Pascarella, il pubblico ministero della DDA di Napoli, dottor Catello Maresca, la docente referente per la legalità, professoressa Maddalena Annigliato, e il responsabile di SOS Impresa, Luigi Cuomo. Maddalena Annigliato, la professoressa del Virgilio, referente per la sua scuola della legalità, ma anche investita dal sindaco di Pozzuoli come docente trend union fra il comune e le associazioni. Il tema della legalità, un tema che appassiona tutti quanti, soprattutto a partire dalle scuole. Sicuramente oggi è l'emergenza fondamentale di una società che purtroppo sempre più spesso deve registrare casi di criminalità. Partendo dal territorio di Pozzuoli possiamo dire che si sta attivando una rete che vede protagoniste le scuole superiori del territorio e fondamentalmente anche le associazioni SOS Impresa, per cui tutti quanti stiamo cercando di creare tutti quanti insieme un percorso per diffondere la cultura della legalità intesa soprattutto come affermazione dei diritti delle persone e la partecipazione attiva di questi ragazzi che sempre più sono diciamo un poco anche defraudati da quelle che sono le loro aspettative, certo, e quindi veicolare queste loro energie, questa loro partecipazione, perché da docente posso dire che c'è molta curiosità dei ragazzi, ma soprattutto molto spesso c'è rabbia, perché intorno vedono purtroppo, devono constatare che tante cose non funzionano. Senta, la presenza delle istituzioni, della Chiesa, del Comune, dei magistrati, delle forze dell'ordine, dà un senso a questa giornata alla legalità? Sì, ci vede tutti uniti, ma soprattutto io voglio dire che tanti preti sono usciti dalle loro sagrestie per poter portare avanti un discorso, per poter anche diciamo fare da trade union tra quelle che è la Chiesa e quindi i valori, gli ideali che si devono sempre affermare più forti. Ricordiamo, mi piace ricordare, voglio ricordare nella giornata della memoria Don Pino Puglisi, Don Peppe Diana, che comunque hanno lasciato la loro vita e quindi purtroppo noi dobbiamo sempre piangere dei morti e questo non è giusto, perché la memoria è condivisione e io penso che oggi sia un momento di condivisione molto importante. Marco Tuccillo, uno degli studenti che stamattina partecipa a questa manifestazione al giorno della memoria e dell'impegno, che cosa rappresenta per voi giovani?
Allora, diciamo che per noi giovani ricordare, diciamo, questo giorno della memoria è una, diciamo, situazione molto importante. Ci troviamo tantissime scuole a dover ricordare questa grande giornata della memoria. Abbiamo ricevuto diversi bigliettini che noi ricordiamo per quanto riguarda persone che sono comunque morte, che appunto attraverso questa giornata noi le ricordiamo. La legalità quanto è importante per voi, il rispetto delle regole? La legalità è molto importante, è importante seguire la Costituzione, che è una cosa alla base della nostra Italia fondamentale, e per noi giovani è una cosa importantissima che non deve essere, non deve passare sotto un secondo piano. Sono presenti in questa giornata le forze dell'ordine, come che vedono i ragazzi le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza e il resto? Diciamo che molte persone, molti giovani comunque per quanto riguardano le forze dell'ordine a volte si sentono trovati in uno stato di polizia, ma allo stesso tempo possiamo dire che comunque a Pozzuoli possiamo dire che comunque le forze dell'ordine funzionano per il momento, che siano guardia di finanza, che siano polizia municipale, che sia polizia di Stato. Chi sono quelle persone che avete visto? O meglio, chi erano purtroppo quelle persone che avete visto? Io sono convinto che al di là di due o tre volti più o meno noti, gli altri non li avevate mai visti. Io spero un giorno di poter cominciare a venire a parlare non della giornata della legalità, ma della giornata della normalità. Nella stessa giornata, anche l'iniziativa organizzata dal presidio di Libera Campi Flegrei a Palazzo Toledo, in occasione della 18ª edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie. Sono intervenuti Carmen Del Core e Giulio Nuovo, del presidio Libera Campi Flegrei, Arnaldo Capezzuto, giornalista coautore del libro Il Casalese, Raffaele Sardo, giornalista e scrittore, Susi Ciminiello, coordinamento campano familiare di vittime innocenti, e Ciro Biondi, giornalista. Susi Ciminiello, familiare di vittime innocente, come nasce la tua storia, il tuo impegno con Libera, il coordinamento campano dei familiari delle vittime? Io ho conosciuto Libera, il coordinamento, tramite un altro familiare di vittime, Pasquale, il fratello di Dario Scherillo, che per assurdo Dario ha frequentato la scuola con Gianluca quando era piccolo, e Pasquale, conoscendo Gianluca, appena ha sentito cosa era accaduto mi ha contattata, perché sapeva che Gianluca non c'entrava nulla con la camorra, e quindi mi ha fatto avvicinare lui a Libera, agli altri familiari, mi ha fatto vedere che non sono sola, che siamo in tanti, che condividiamo lo stesso dolore, ma allo stesso tempo anche lo stesso impegno, perché l'interesse, il nostro interesse è soltanto che le cose, dare un'opportunità ai nostri figli, quella che non hanno avuto le nostre vittime, e quindi chiudersi nel proprio dolore da soli serve a poco e non risolve nulla. E mi trovo bene così, mi piace andare a parlare con i ragazzi, perché sono quelli che ti ascoltano con maggiore interesse. Oggi avevamo tante scelte stamattina, no? Potevamo presenziare in tanti posti, io ho preferito venire qua perché ho preferito parlare ai ragazzi, perché sono loro quelli che noi siamo nelle loro mani e loro nelle nostre mani, quindi è a loro che volevo parlare. Che rappresenta per un familiare il 21 marzo e l'impegno che Don Ciotti dal 1995 porta avanti per noi tutti? Allora, per un familiare ogni giorno il 21 marzo, però è importante che ci sia proprio una cosa che lo sappiano tutti, un giorno in cui tutti devono sentire che questa giornata è dedicata alle vittime innocenti della criminalità, perché non è soltanto un problema nostro, è un problema di tutti. E per noi è importante sentire i loro nomi
ripetuti più volte, li abbiamo detti a Firenze, perché per noi non è soltanto oggi la giornata, diciamo che un po' tutto il mese di marzo è il mese della, perché li ripetiamo in ogni occasione, no? Però è importante che gli altri lo sappiano e che leggano, forse leggendo un po' di dolore, un po' di nostalgia dei nostri occhi, forse si fanno un esame di coscienza e si interrogano su cosa fanno o non fanno per questa città. Hanno partecipato le delegazioni delle scuole Isis Tassinari e dell'Istituto Tecnico Pareto, nonché una delegazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Quarto con il baby sindaco Ramona Troncone. Abbiamo parlato dell'ambiente, perché come sappiamo a Quarto non è un buon ambiente, cioè ci sono dei territori molto mal ridotti, e noi abbiamo parlato del capo comunale, poi abbiamo parlato della villetta, perché la villetta era stata fatta per noi bambini, per noi ragazzi, per farci giocare, invece come vediamo non è più così.